Allora, siamo qui con Antonella Giachetti, presidente dell'Associazione Nazionale AIDDA, l'Associazione Nazionale delle Donne Manager. Antonella, come mai la scelta di questa location, di questa giornata dedicata alle aree interne, alla sostenibilità, al ruolo della donna e all'imprenditorialità? Allora, innanzitutto la nostra associazione non è di dirigenti e basta, ma sono imprenditrici, professioniste e dirigenti di aziende. Siamo circa 800 in tutta Italia, rappresentiamo una realtà trasversale sia merceologicamente che dimensionalmente, rappresentiamo 12 miliardi e mezzo di fatturato in complessivo e 35 mila occupati. E siamo un pezzo di storia di imprenditoria femminile italiana, tradizione, familiarità. Perché? Perché AIDDA ritiene che in questo momento, soprattutto già nel 2015, noi abbiamo fatto per Expo un incontro, a mio avviso molto bello, che era i valori del femminile, per il contributo dei valori femminili per la definizione del nuovo sistema economico. E fummo guardate un po', però interessante. E basavamo la nostra teoria che il sistema stava implodendo per due cause. Uno squilibrio fra valori maschili e femminili, cioè la società era organizzata prendendo priorità e valorialità del tutto maschili, anche dalle donne. L'altro, una visione meccanicistica e non sistemica del mondo. Non si guardava i potenziali effetti che ogni decisione potevano prendere riferito sia alle nuove generazioni ma anche alle altre comparti dell'economia, della vita sociale, eccetera. Poi è arrivata la pandemia e la pandemia ha reso estremamente attuali i temi che avevamo tirato fuori. La pandemia è stata una situazione in cui abbiamo preso consapevolezza della fragilità dell'essere umano. L'essere umano è fragile e l'uomo sovrano, che fino adesso era andato in giro muovendosi per interesse e potere, forse doveva revisionare il suo modo di interagire con il resto della vita. E quindi la solidarietà, la collaborazione fra gli individui, l'avere interesse e l'avere attenzione e cura, che è una dimensione poi femminile, quella della cura, ma va portata a essere una dimensione antropologica la cura. Dobbiamo avere cura delle altre persone, delle relazioni e dell'ambiente che ci circonda. E quindi la cura dei territori e quindi questo meraviglioso borgo. La cura come valore femminile da portare nella società civile dappertutto, anche all'esterno, anche nel pubblico, e la forza delle donne in questa trasformazione. Questo è stato l'incontro che abbiamo fatto a Torino, il primo convegno, che è stato proprio sulla parte proprio strategico-filosofica. Questo è un incontro che facciamo per declinare quello che abbiamo suggerito, quello che abbiamo sostenuto, in qualcosa di concreto. Infatti si intitola Rigeneriamo la vita, partiamo dai borghi. E non partiamo dai borghi per parlare di come rivitalizzare il turismo o come di rivitalizzare alcune aree, ma partiremo dai borghi come un'operazione di riorganizzazione dello stile di vita delle persone, di un modo di vedere la vita in reciprocità con l'ambiente, nella cura anche dell'equilibrio psichico delle persone, perché ormai il vivere nelle città sovraffollate genera una sorta, non dico di pazzia, ma insomma quantomeno di depressione e di solitudine. In un'atmosfera così si capisce che c'è tanto altro nella vita. Nel cuore della Valnerina, che è una delle 72 aree messe attenzionate dallo Stato. E grazie per aver invitato a riabitare. Era assolutamente non solo opportuno, ma una necessità. È l'inizio di una bellissima collaborazione. È l'inizio di una bellissima collaborazione. Dobbiamo unire punti luce, come dice la nostra Grazia Francescato. Assolutamente. Soltanto insieme ce la possiamo fare. Assolutamente. La fragilità si combatte, si supera più che combattere, perché non bisogna mai combattere niente. Bisogna superare, trasformare, elaborare, rigenerare, però insieme. Grazie tantissimo. Grazie a voi.